Sicuramente quello che state vedendo sarà successo anche a tutti voi collezionisti di Funko Pop, soprattutto a chi come me li tiene fuori dalla scatola. Oggi vi mostro una soluzione per ovviare a questo problema. Ciao a tutti, io sono Max, aka quello dei Funko. Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre, prima di cominciare, vi invito a lasciare un like se il video vi piacerà, iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Per voi è del tutto gratis, ma ricordatevi che il vostro gesto mi darebbe una grandissima mano e quindi ringrazio di cuore tutti quelli che lo faranno. Qualche volta mi è capitato di comprare dei pop che hanno questo problema, ossia non si reggono in piedi. Purtroppo te ne puoi accorgere solamente quando li tiri fuori dalla scatola e quindi questo video riguarderà più quelli come me che tengono i pop fuori dalla box. Quindi per tutti quelli che li collezionano inside box, questo problema diciamo non sussiste. Ma perché succede questo? Dato che non tutte le ciambelle escono con il buco, a volte può capitare che i pop presentino questo problema di stabilità, complice anche il fatto che sono fatti di materiali plastici e quindi a volte secondo me può capitare che non vengano stampati o comunque realizzati perfettamente, quindi ci può essere questo piccolo difetto che però appunto può diventare un problema molto molto scomodo, soprattutto se li vuoi esporre in qualche maniera particolare. Dopo svariati ragionamenti e dopo diversi tentativi sono arrivato a una soluzione oltre che rapida, anche una soluzione che è comoda a tutti e soprattutto non è difficile da attuare. Adesso vi spiego bene qual è il piano. Dato che i Funko Pop sono realizzati con un materiale plastico tipo PVC o resina, adesso non mi ricordo esattamente il nome tecnico di questo materiale. In ogni caso, praticamente cosa andremo a fare? Andremo a scaldare la parte incriminata, facendo così che quest'ultima si ammorbidisca e possa essere modificata nel breve tempo. Perché nel breve tempo? Perché quando questi materiali vengono scaldati si ammorbidiscono e quindi possono essere modificati, alterati, eccetera. Ma se si raffreddano, si reinduriscono e quindi poi diventa difficile modificarli e addirittura è possibile romperli. Quindi la soluzione che propongo io prevederà i seguenti passaggi, ossia scaldiamo la parte incriminata, la modifichiamo e poi nel mentre la raffreddiamo così sostanzialmente il pop dovrebbe correggersi. Per fare ciò avremo bisogno di acqua fredda versata in un recipiente tipo questo qui, non so se si vede, quindi un'altezza di 3 dita. Perché sostanzialmente quando io immergerò il pop nell'acqua, sostanzialmente avrò possibilità di manovra. E poi servirà una pistola termica. Io non vi consiglio il phon perché non è abbastanza potente come calore. Infatti la pistola termica, almeno la mia, ha praticamente 3 livelli di potenza. Il primo sono 50 gradi centigradi, mentre il secondo, che è quello che utilizzerò, 450. Io questa qui l'avevo già in casa, ma al tempo l'avevo comprata a Leroy Merlin a una cifra tipo 20-30 euro massimo, ma secondo me su Amazon ne trovate comunque di molto più economiche e comunque che vanno bene lo stesso. L'importante è che abbiate almeno una temperatura di 450 gradi. Quindi prendiamo il nostro pop per la testa in maniera tale che così non vi scottate le dita
e azioniamo la nostra pistola termica puntando verso la parte incriminata, quindi in questo caso i piedi. Basterà qualche secondo per ammorbidire la zona incriminata. Fatto questo, dovete immergere il pop praticamente facendo una leggera pressione, in questo caso in avanti, perché il mio pop deve pendere in avanti, e sto lì praticamente circa un minuto più o meno, perché deve raffreddarsi e reindurirsi, come spiegato prima. A few moments later. Usando dello Scottex, della carta assorbente, asciughiamo bene il nostro pop. Capirete che la parte, diciamo, incriminata, toccandola è tornata dura e si nota subito questa cosa qui. Quindi adesso andiamo a fare il test se questo pop è tornato dritto. Vediamo un po', e come vedete lui adesso rimane in piedi. Prima non rimaneva in piedi neanche, giuro, incollandolo con del bioadesivo. Ovviamente per i più scettici farò altri esempi. Infatti ho qui questo bellissimo Jack Skellington Blacklight, che sostanzialmente anche lui presenta un piccolo problema di instabilità. Come vedete casca in continuazione, quindi siccome lui ha anche le gambette più striminzite, andrò a fare lo stesso giochetto. E ragazzi, e voilà, lui rimane in piedi. Ovviamente, come vedete, lo sto anche toccando dentro un pochino e vedete che torna in una posizione abbastanza stabile, o almeno più di prima. Intanto sto prendendo l'occasione per sistemare quei due o tre pop che avevano problemi di stabilità per fare questo video. Ce n'era un altro che aveva lo stesso problema, ma non mi ricordo chi diavolo è. Ah, eccola, America Chavez. Questa aveva un bel problema. Allora ragazzi, non so se si può notare, ma vedete come lei praticamente pende all'indietro? Questo pop mi è arrivato così, quindi sostanzialmente anche qui quello che andrò a fare è ovviamente togliere la basetta e andrò a fare in modo che al posto che stare indietro stia in avanti, e quindi il piede dietro appoggi il tallone, perché adesso come adesso passa un pochino di aria e quindi mi va bene in questo caso perché c'era la basetta, però il pop era inguardabile anche con la basetta, quindi vado a sistemare anche questo. Acqua davanti, pistola termica in mano, scaldatina, occhio alle dita. Andiamo a immergere molto delicatamente. In questo caso, non so se mi si vede ancora, sto guardando così perché voglio che il piede sia perfettamente in linea con l'altro. Quindi sto applicando una pressione un po' più forte rispetto a prima, perché deve stare giù sostanzialmente. Asciugatina. Io vi consiglio di avvolgere la parte del pop, fare una leggera pressione in maniera tale che ogni gocciolina venga assorbita. Il fatto che usiamo la pistola termica, anche se il piede aveva il buco sotto, questo buco non viene, diciamo, alterato in diametro, quindi non ci sono problemi. Adesso sostanzialmente, come vedete, vado a rimettere la mia America Chavez dentro e non so se si può notare, ma è molto più dritta. Prima sembrava
io che torno dalle serate quando ero pischello. Quindi tu torni al tuo posto insieme agli altri e sei un po' più dritta. Penso che con questi tre pop ho colto nel segno e spero vivamente che questo video vi sia stato di aiuto a tutti quelli come me che espongono fuori dalla scatola, di avervi aiutato a risolvere questo ostico problema, soprattutto perché sostanzialmente se il pop non è stabile, e come nel mio caso, come vedete alle mie spalle, avete i pop esposti senza avere delle librerie con ante, praticamente può capitare che il pop cada e si rovini o addirittura si rompa. Quindi ragazzi, il video termina qui. Come già detto, spero che vi sia stato utile e se fosse così vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio di cuore per la visione e per tutto il supporto che mi state dando. Vi mando un grandissimo abbraccio a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!